E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Prince Luca Tech. Ragazzi, come avrete potuto notare, siamo un po' distanti, scusatemi, ma avevo assolutamente bisogno di un piano davanti a me. E per non rinunciare alla retroilluminazione LED del mio desk setup, l'unica soluzione era fare la scrivania un po' più avanti. Ci ho messo un po' a sgomberare un po' tutto, ma ci sono riuscito, a voi questo non interessa. Oggi però andiamo a parlare di un prodotto davvero davvero interessante. Ragazzi, il prodotto di cui andremo a parlare oggi è prodotto dalla casa, e scusate il gioco di parole, Vibger. E ragazzi, è davvero davvero stupendo. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a fare subito l'unboxing. Ed eccolo qui, nella sua completa interezza. Ragazzi, è davvero davvero fantastico. Andiamo ad aprire questa chiusura ermetica, dove all'interno è contenuto questo fantastico... Vediamo se riuscite a capire cos'è. Sì, credo di sì. È uno zaino antifurto, dato che ha una cerniera sul retro, ma adesso andiamolo a vedere nei minimi dettagli. Ragazzi, è davvero davvero fantastico, ma adesso non voglio fare né una recensione dedicata solo allo zaino, né un bag tech, perché non avrei gli accessori adatti, non mi sono dedicato a acquistare prodotti nuovi da mettere all'interno dello zaino, quindi... L'unica cosa da fare è andare a mettere all'interno, per vedere la capienza di questo fantastico zaino, tutto quello che mi serve durante una giornata lavorativa e da studente praticamente all'università. Quindi non perdiamo tempo e andiamolo a vedere subito. Ed eccoci qui ragazzi, ho allestito un poco tutto quello di cui ho bisogno durante una giornata lavorativa e universitaria, e ragazzi, è davvero tantissima roba e spero di riuscirla a mettere con precisione all'interno di questo fantastico zaino. Quindi andiamolo a vedere subito. Nella parte frontale, come potete vedere, non abbiamo né tasche né cerniere, perché è tutto predisposto sulla parte retrostante, dato che questo è uno zaino progettato anche come un antifurto per le nostre giornate. Io, dato che vado in pullman, metro, eccetera, è molto comodo per evitare che ci freghino roba dallo zaino. Ragazzi, come potete vedere, qui alle spalle abbiamo questo zaino che si apre così. Non è tantissimo, non è grandissima l'apertura, ma fortunatamente abbiamo questo stretch che va a farci aprire lo zaino praticamente in orizzontale, in modo da farci vedere tutto quello che c'è all'interno. Come potete vedere, qui nella parte alta abbiamo una tasca grande, praticamente contenente per contenere il computer, che ho proprio qui al mio fianco. Quindi andiamo a vedere subito se un portatile da 15,6 pollici riesce ad entrare molto agilmente all'interno di questa tasca. Ebbene sì ragazzi, ci entra perfettamente, escono un po' con gli angoli, ma dopo andiamo a vedere se si chiude. E inoltre abbiamo questi due elastici che sono davvero comodi per fermare praticamente il nostro portatile in modo da evitare che cada. Ragazzi, il prodotto principale che abbiamo messo all'interno dello zaino è il portatile. Devo dire che ci entra davvero alla perfezione. Ho visto che la cerniera si chiude tranquillamente e quindi davvero davvero perfetto per i portatili da 15,6 pollici. Immaginiamoci per i portatili più piccoli. Adesso davanti abbiamo un'altra piccola tasca che fondamentalmente per contenere un tablet, e io non avendo bisogno del tablet lì all'università, dato che ho il computer, mi porto il mio fantastico Kindle e vado sempre a fermare con questi due elastici. Questo qui all'interno ci va un po' ballando, ma non cade, quindi fondamentalmente va bene così. Ragazzi, qui come potete vedere abbiamo una mega tasca per contenere tutti i libri universitari e altre robe del genere, ma inoltre abbiamo tantissime tasche per contenere tantissima tantissima roba. Adesso andiamo a finire di mettere queste cose all'interno. Il primo prodotto che non può mai mancare all'interno del mio zaino tecnologico è uno speaker Bluetooth. Sto portando indietro il Bose SoundLink Micro, ragazzi, che è davvero fantastico e mi aiuta in tutte le condizioni. Qui abbiamo una mega tasca gigante e ci va alla perfezione all'interno. Potrei metterlo tranquillamente sulla bretella in modo da risparmiare spazio all'interno dello zaino, ma dato che stiamo vedendo quanta capienza ha questo zaino, andiamolo a mettere all'interno. A fianco a questa mega tasca dove abbiamo messo il nostro speaker Bluetooth, abbiamo un'altra piccola tasca che fondamentalmente potrebbe contenere anche un semplicissimo portapenne, ma dato che io non ne ho bisogno, mi porto giusto una penna per scrivere lì all'università,
vado ad incassarci i miei occhiali della Oakley. Bene ragazzi, siamo arrivati ad un punto cruciale perché in questo preciso istante dobbiamo andare a mettere un power bank dedicato all'interno dello zaino. Sì ragazzi, questo zaino non è che ha bisogno di energia, ma è fonte energetica con una presa micro USB, con una presa USB, scusatemi, esterna, dove noi possiamo andare comodamente ad attaccare un cavo USB Lightning per esempio per il nostro smartphone, e vi ho spoilerato una cosa che dopo vi dirò, per ricaricare il nostro dispositivo avendo il power bank nello zaino col cavo che ci esce da fuori, è davvero davvero perfetto. Quindi ragazzi, adesso aprendo questa zip laterale andiamo ad incastrare praticamente il lato femmina della nostra prolunga all'interno di questo gancio che c'è qui dentro, e dall'altro lato andiamo comodamente ad inserire il nostro power bank in modo da ricaricare i nostri dispositivi. Ora non ci resta che inserire il power bank all'interno della zip, sistemare il cavo, e sapete come sono fissato per i cavi, quindi sistematelo al meglio. Basta chiudere la zip e il gioco è fatto. Adesso all'esterno, tramite un cavo che ho perso, non so più dov'è. Ah, eccolo qui, l'ho trovato. Un cavo che ho acquistato per questa occasione, dato che è davvero davvero durevole, non molto lungo in modo che non va a crearci problemi, e soprattutto ragazzi, una novità, compresa Lightning. Sì, perché ho deciso di ritornare al mio fedelissimo iPhone 6S in attesa dell'uscita del nuovo iPhone X. Come ben sapete, io voglio assolutamente comprarlo e averlo nelle mie mani. E ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti di che colore volete che io ve lo porti qui sul mio canale YouTube, perché sarà davvero fantastico. Bene ragazzi, abbiamo stivato all'interno del nostro zaino già gran parte delle cose di cui abbiamo bisogno durante la giornata. Quindi adesso proseguiamo molto velocemente e rapidamente. Che cavolo c'è qui? Ok, la prima cosa che andrei a mettere adesso all'interno del mio zaino è il mio portafogli. Mio portafogli poi è un portacarte con un portabanconote, molto comodo, e vicino ci mettiamo anche la nostra carta d'identità perché sappiamo bene che non possiamo girarci senza. Qui sopra abbiamo una comodissima zip dove possiamo stivarlo tranquillamente all'interno e chiuderla senza evitare che vada girando all'interno dello zaino. Bene ragazzi, ora direi di passare alla parte più brutta di uno zaino, che sono i cavi fondamentalmente, perché io li odio e non li sopporto. Quindi, come avrete potuto notare nel mio primo bag tech, che ve lo lascio qui sopra nelle schede, io utilizzo una comoda borsetta della Sony, di una vecchia macchina fotografica, per andarci a stivare all'interno tutti gli accessori, gli adattatori e i cavi che ho bisogno durante la giornata. Quindi abbiamo un lettore di micro SD, una comodissima pendrive, che vediamo se riusciamo a farcela entrare, e un fedelissimo caricatore, cioè alimentatore da presa per il nostro dispositivo nel caso in cui il power bank si dovesse scaricare, oppure vogliamo ricaricare il power bank molto comodamente tramite questo cavo Lightning di cui prima vi parlavo, cavo per ricaricare il power bank, quindi micro USB, e direi che qui può bastare così. Bene ragazzi, ci stanno tutti alla perfezione, ma i cavi non sono finiti e dopo vi farò vedere il motivo. Ma adesso dove andiamo a stivare questa comoda borsetta? Forse qui sopra lo speaker, però esce un po' fuori, è un po' bruttino. Proviamo nella tasca superiore. Sì, forse questa è l'unica alternativa valida, dato che non crea molto ingombro e ci sta comodamente all'interno. Bene ragazzi, è arrivato il momento clou, ovvero di andare a mettere le ultime cose all'interno dello zaino, ma prima dobbiamo andare a richiudere praticamente lo zaino da questa apertura totale tramite e grazie a questi fantastici stretch. Sono in una posizione un poco scomoda, quindi mi è un po' difficile così, ma ci sono riuscito alla perfezione. E come potete vedere ragazzi, è davvero davvero compatto, dato che all'interno sfrutta tutti gli spazi ottimamente, non so se si dice, ma scusatemi, e abbiamo ancora capienza all'interno per poter stivare tutti i nostri accessori.
Abbiamo da mettere all'interno ancora l'alimentatore del nostro portatile, che se riuscirò a fare l'upgrade non dovrò portarmi tutto questo ambaradam in giro, dato che vorrò prendere un MacBook Pro. Ma questi dove andiamo a metterli adesso? Questo è un vero problema, vedete? Forse vado a stivare i miei euclei nella tasca superiore, in modo da andarci a mettere comodamente l'alimentatore del nostro portatile, compreso di cavo, mentre il cavo di alimentazione lo andiamo a mettere nella tasca insieme al nostro Kindle. E ragazzi, devo dire che ci sta davvero perfettamente. Abbiamo altre due cose da stivare all'interno del nostro zaino. Prima di tutto sono le nostre fantastiche AirPods, che finalmente sono riuscito a riutilizzarle fantasticamente con il mio iPhone, e inoltre abbiamo un paio di cuffie Bluetooth, non so come meglio definirle, della Empow. E ragazzi, ne ho recensite anche altre qui sul mio canale YouTube e vi lascio il link nelle schede qui in alto. Sono davvero fantastiche, davvero davvero comode, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere dove stivarle. Sì ragazzi, porto due paia di cuffie perché nel caso in cui dovessi decidere di andare in palestra posso tranquillamente utilizzare queste e non rovinare le mie Apple AirPods. Ma dove andiamo ad incassarle queste? Forse nella stessa cerniera dove abbiamo i nostri documenti. Abbiamo un comodo spazio, ancora c'è spazio per incassare i nostri due, le nostre due cuffie. Bene ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine. Dobbiamo andare ad inserire solo i nostri libri universitari e ragazzi, fidatevi che sono davvero tanti, perché ci sono slide e molte molte altre cose. Vediamo se riesco ad incassarle comodamente qui dentro. Un comodissimo color book, ma lo andiamo a mettere insieme al portatile. Ora proviamo a chiudere, vediamo. Ok ragazzi, fondamentalmente siamo riusciti ad inserire all'interno del nostro zaino tutto quello di cui abbiamo bisogno durante una giornata di sport, lavoro, università e tantissime altre cose ci possiamo fare con quello che c'è all'interno dello zaino. Poi magari, se vi interessa, vi faccio un bag tech riguardante la fotografia con qualche zaino dedicato, ma fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E adesso vi faccio vedere qualche dettaglio in più di questo zaino, dato che fondamentalmente quello che ci ha permesso di creare questo video è proprio lui. Come potete vedere, qui alle spalle abbiamo questa grandissima zip che va a contenere tutte le nostre cose per l'apertura facile e l'apertura un po' più complessa. Qui abbiamo un comodo laccio per andare ad inserire lo zaino sopra un trolley e come potete vedere è rivestito con queste comodissime prese d'aria, in modo che possiamo tranquillamente andare in giro per ore e ore con lo zaino senza che ci pesi più di tanto sulle spalle. Le bretelle sono davvero comode e una di queste due è fornita di una tasca zip per andare a contenere, magari come nel mio caso, un comodissimo bigliettino del pullman, comodissimo per modo di dire, biglietto del pullman all'interno, in modo da prenderlo rapidamente. Magari posso anche metterci delle cuffie qui dentro in modo da riuscire a prenderle molto più comodamente. Adesso andiamo ad indossare lo zaino in modo da vedere come ci sta sulle spalle e se va a crearmi qualche intoppo o problema. Proviamolo subito. Mi è un po' difficile perché sono in uno spazio un po' ristretto, ma come potete vedere è davvero comodo. Inoltre spinge molto sulla spina dorsale bassa, in modo che ci permette di tenere le spalle più dritte possibili. E ragazzi, devo dire che è davvero davvero comodo. Ottimo così. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Io mi sono impegnato davvero tanto ad andare ad inserire perfettamente all'interno dello zaino tutto quello di cui ho bisogno durante una giornata universitaria, lavorativa e magari anche sportiva. Ovviamente non sono andato a metterci i vestiti perché non sarebbe fondamentalmente igienico. Ragazzi, quindi non posso fare altro che salutarvi e andare in giro con questo fantastico zaino. E noi ci vediamo mercoledì prossimo con il diario di un viaggio 6, ma soprattutto domenica prossima con la recensione di un altro fantastico prodotto, sempre qui sul mio canale YouTube.